È fissata per domenica 5 giugno la tornata elettorale delle amministrative 2016. Oltre al capoluogo di provincia, Cosenza, dove si scomoda anche la stampa nazionale a dispensare interviste, sono 9 i comuni del Tirreno Cosentino chiamati alle urne: Falconara Albanese, San Pietro in Amantea, Lago, Comune Commissariato, Fuscaldo, Guardia Piemontese e San Gineto. Qui il faccia a faccia, certo al momento, è tra il sindaco uscente Michele Guardia e l'ex parlamentare, già consigliere regionale, Franco Covello. E poi San Nicolo a Celle e Aieta, dove il sindaco Giovanni Ceglie, che riconferma la sua candidatura, propone ai suoi 800 concittadini una lista di unità che nasca dal basso e raggruppi tutte le espressioni politiche. Ma i riflettori sono maggiormente puntati sul comune di Scalea, commissariato nel 2013 per infiltrazioni mafiose in seguito all'ancora aperta inchiesta Plinius, dove furono coinvolti l'allora sindaco e diversi assessori. Un clima caldo dove la fanno da padrone preoccupazioni, paure e scetticismo per il dopo Plinius, ma c'è chi anche sostiene e grida il coraggio di cambiare. Dunque poche le conferme, molte le supposizioni, quasi nessuna lista confermata. Per ora solo il Movimento 5 Stelle sembrerebbe aver arruolato nei diversi territori i suoi candidati certi.